Seduta drammatica per i mercati del vecchio continente, in linea con la borsa di Milano che si muove in profondo rosso. Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in primo piano Banca MPS, che mostra un forte aumento del 10,29%, in apnea Telecom Italia, che arretra del 10,20%. Il petrolio perde l'1,09% e continua a trattare a $46,09 per barile. Tra i dati macroeconomici rilevanti, gli ordini all'industria in Germania risultano invariati, mentre in calo la produzione industriale spagnola a maggio. Nel pomeriggio sono attesi l'indice del settore dei servizi e la bilancia commerciale dagli USA. Attesa una partenza negativa per Wall Street, in particolare il futures sull'S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia al derivato sui titoli tecnologici USA, che scambia con un meno 0,79%.